Benvenuto, benvenuto in questo nuovo video e benvenuto nel quarto ed ultimo episodio della miniserie dedicata al triangolo della rinascita. La miniserie è dedicata a come spezzare la routine con tre semplici azioni pratiche, tre azioni, comportamenti che puoi innescare immediatamente a partire da questo momento. Fin qui abbiamo parlato appunto di alzarsi un'ora prima, avere un ritmo di vita regolare, magari andare a dormire prima e dedicare un'ora prima di iniziare tutte le cose che hai da fare durante la giornata, dedicare un'ora a te stesso, alzandoti un'ora prima. In quell'ora, ovviamente, dove hai un po' di tempo da dedicare a te stesso, ecco che puoi introdurre delle attività, delle routine specifiche che andranno a definire l'esito della tua giornata. Abbiamo parlato nel video precedente a questo e credo di lasciarti dei link così puoi riguardarti tutta la serie se tu lo vorrai. Abbiamo parlato dell'importanza della doccia fredda, quindi alzarsi un'ora prima è importante, introdurre magari una bella doccia fredda, così la tua giornata prende ovviamente una piega completamente diversa. In questo video andiamo ad inserire un nuovo tema, un nuovo argomento che ovviamente è consigliato fare dopo la doccia fredda, con un bel picco di energia, andare a scrivere nero su bianco i tuoi obiettivi a 24 ore. E quindi quali sono gli obiettivi che vuoi perseguire e raggiungere durante l'arco della giornata. Prima di entrare nel vivo però voglio presentarmi velocemente. Se è la prima volta che ascolti questi video, io sono Danilo Cuccagna, sono un coach innovatore nel recupero dalle dipendenze, nonché fondatore del metodo Stand Up, un programma di recupero a distanza per la dipendenza da cocaina, che negli ultimi anni ha aiutato e cambiato la vita di centinaia di persone e che sto condividendo in pilloline con tutti gli iscritti a questo canale. Quindi se ancora non sei iscritto ti invito a farlo in questo momento, se ti interessa l'argomento ovviamente accendi anche le campanelline e magari durante l'arco del video lasciami un commento, fammi sapere come sta andando, se magari hai messo in pratica altre informazioni che possono essere utili per tutte le persone che ci leggono. Detto questo, amico mio, non vedo l'ora di iniziare e chiudere questo capitolo dedicato al triangolo della rinascita e quindi iniziamo a parlare degli obiettivi a 24 ore e come possono svoltare la tua giornata. Vamos! Prima di tutto voglio partire dal perché fissare un obiettivo nelle 24 ore. Una domanda che facevo spesso a me stesso e ai miei formatori era: ma se io l'obiettivo ce l'ho in testa e quindi me lo ripeto da me, io so che in questa giornata il mio obiettivo è non toccare sostanze e rimanere sobrio, ma se il mio obiettivo era comunque già fissato nella mia testa, perché avevo bisogno di scriverlo? Che cosa cambiava? E quindi all'inizio facevo fatica a mettermi giù, prendere carta e penna e scrivere. Poi, come tutte le cose, basta iniziare e superare quella resistenza, superare quel blocco. Quando senti una resistenza, quello che la vita mi ha insegnato è che è proprio lì che bisogna lavorare, è proprio lì che bisogna dare il meglio di sé, perché è oltre quella resistenza che probabilmente c'è qualcosa di nuovo che ti aspetta e che ti porterà sicuramente ad un livello diverso della tua vita. Questo ho fatto, questo ho messo in pratica e quando ho iniziato a scrivermi gli obiettivi nero su bianco tutte le mattine, uniti alla sveglia presto, alla doccia fredda e al triangolo quindi completo della rinascita, la mia vita ha preso una piega completamente diversa. Ho iniziato a sentirmi in guida delle mie azioni, delle mie emozioni, delle mie volontà. Ho iniziato a sentirmi una persona diversa, una persona in grado di affrontare la vita, le difficoltà, nonostante la situazione lavorativa che non mi soddisfaceva, nonostante la dipendenza che era ancora lì presente, nonostante tutte le difficoltà a casa, nonostante tutto, mettere insieme queste tre pratiche mi ha completamente cambiato la vita. Non cambia tutto da un giorno all'altro, non esiste una bacchetta magica, non esiste un metodo puff che in un secondo ti fa cambiare completamente i tuoi comportamenti, i tuoi pensieri, fantasia, ma esistono degli strumenti che con applicazione costante possono completamente cambiare la tua vita e quindi i risultati della tua giornata e della tua vita. In questo caso voglio condividere l'obiettivo di 24 ore perché oltre ad essere un must, un pilastro, una colonna centrale di tutto il mio programma Stand Up, è quello che sono sicuro può aiutare davvero tantissime persone. Quindi se non sei abituato a farlo, inizia ad affrontare questa resistenza. Inizia a prenderti un bel blocco con una bella penna,
mettiti giù e la mattina quando ti svegli scrivi: qual è il mio obiettivo personale? Qual è l'obiettivo personale che voglio raggiungere nella giornata di oggi? Obiettivo personale può essere fare sport, obiettivo personale che riguarda la tua persona, quindi può essere pregare, meditare, leggere un libro, può essere ascoltare un video, fare un corso, fare un'iscrizione in palestra, può essere un obiettivo che riguarda solo esclusivamente te stesso. Oltre questo, continua a scrivere e definisci qual è il tuo obiettivo a livello professionale. Qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere entro la fine del giorno nell'area lavorativa? E qui potrai essere un imprenditore, un libero professionista, oppure puoi essere una persona che lavora alle dipendenze di qualcuno, e quindi in quel caso puoi scriverti un obiettivo che riguarda il rapporto col tuo titolare, che riguarda un risultato che puoi fare al lavoro, oppure che riguarda magari il rapporto con i colleghi. Quindi scrivere nero su bianco qual è un obiettivo semplice che vuoi raggiungere entro la fine della giornata. Terzo ed ultimo obiettivo è un obiettivo relazionale, quindi che riguarda il rapporto che hai con la tua famiglia, oppure il rapporto che hai con le persone vicino a te, il rapporto con i tuoi amici, il rapporto con tuo figlio, con i tuoi figli. Obiettivo relazionale vuol dire appunto relazioni, quindi scrivere qual è un obiettivo che vuoi raggiungere entro la fine della giornata. E qui potrebbe essere anche semplicemente mandare un messaggio ad una persona che non fa uso, una persona sobria, per organizzare un'uscita insieme. Oppure può essere dedicare del tempo a mio figlio, perché questa settimana ho dedicato poco tempo a lui e quindi stare con lui. Oppure parlare e chiarire una disputa, una questione con la mia compagna, oppure con il titolare, oppure qualsiasi cosa legata all'ambito relazionale. E quindi ogni giorno andare a scrivere e ripetere questi obiettivi, che sono semplici. Ti faccio un esempio tipo di quello che può essere scrivere i tuoi obiettivi: obiettivo personale, 24 ore di sobrietà; obiettivo lavorativo, ottenere questo risultato entro la fine della giornata; obiettivo relazionale, chiarire una questione con la mia compagna, oppure mandare un messaggio ad un vecchio amico. Sono semplici obiettivi, ma ti assicuro, e ora ti spiegherò anche qual è l'esito di una vita con gli obiettivi, di una giornata con gli obiettivi e di una giornata senza obiettivi, ti assicuro che il risultato è completamente diverso. Anche obiettivi semplici, quello che conta è il tempo che tu dedichi a questa pratica, è il tempo in cui tu ti siedi nel silenzio di casa, nei primi minuti del mattino, dopo averti fatto una bella doccia fredda, metti giù nero su bianco quelli che sono gli obiettivi della giornata. Una vita, una giornata, scrivendo tutte le mattine i tuoi obiettivi, è una giornata in controllo delle tue azioni, è una giornata in controllo dei tuoi risultati, è una giornata in cui puoi dire di essere prevedibile a te stesso, perché hai il pieno controllo della direzione dove stai andando. E quindi sei tu a decidere il risultato delle tue giornate. Nulla è lasciato al caso. Mentre una vita senza definire gli obiettivi è una vita dove ovviamente sei imprevedibile, dove non puoi fare un programma da qui alla sera o da qui a una settimana, perché sai bene che da un momento all'altro, quando arriva la difficoltà, ti trasformi e quindi diventi imprevedibile per te e anche per gli altri. In sintesi, una vita senza obiettivi è una vita in cui non sei tu a decidere che cosa succede, ma è la vita che decide per te, e quindi sei completamente in balia delle onde. E l'unica cosa poi che ci riesce bene, e io ero il primo a fare questo, è reagire con la lamentela, piangendosi addosso e quindi tornando ad usare sostanze come abbiamo sempre fatto. Per questo il triangolo della rinascita è uno strumento fondamentale se vuoi spezzare il ritmo distruttivo della tua vita. Nel caso in cui tu volessi approfondire questi temi, oppure volessi un aiuto specifico, oppure volessi far parte di un gruppo e quindi fare questo viaggio insieme ad altre persone e quindi partecipare a distanza ad un programma di recupero specifico per la dipendenza da cocaina, allora non ti resta altro che cercare il link nella descrizione e prenotare una consulenza gratuita con un mio collaboratore che ti spiegherà il programma Stand Up, le modalità e tutto quanto quello che hai bisogno di sapere. Detto questo, amico mio, io ti ringrazio per essere stato qui con me fino alla fine, ti ringrazio per aver messo like, per aver condiviso questi video, ti ringrazio per esserti iscritto al canale. Sicuramente questa miniserie rimarrà caricata e potrà essere di aiuto per te in questo momento e nelle settimane successive. Io ti abbraccio, ti voglio bene e ti auguro il meglio per il tuo nuovo ciclo di vita caratterizzato dalla sobrietà. È tempo di rialzarsi, non aspettiamo altro tempo, perché se tu non decidi di rialzarti, nessuno potrà farlo mai al posto tuo.